Buonasera e bentrovati, gentili telespettatori. La diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro in festa. Domenica, Don Innocent Cinoso Madu è stato ordinato sacerdote nella cattedrale di Arezzo per imposizione delle mani del vescovo Riccardo. Si presenti colui che deve essere ordinato presbitero, Innocent Cinoso Madu. Eccomi. Reverendissimo Padre, la Santa Madre Chiesa chiede che questo nostro fratello sia ordinato presbitero. Sei certo che ne sia degno? Dalle informazioni raccolte presso il popolo cristiano, secondo il giudizio di coloro che ne hanno curato la formazione, posso attestare che ne è degno. Sentiamo il popolo di Dio. Chi è d'accordo che Don Cinoso diventi presbitere? Applauda. Con l'aiuto di Dio e di Gesù Cristo nostro Salvatore, noi scegliamo questo nostro fratello per l'ordine del presbiterato. Rendiamo grazie a Dio. Ora il nuovo sacerdote mette le sue mani giunte, cioè nel segno della preghiera dentro le mani giunte del vescovo. È l'unità del presbiterio che dà motivazione a quello che noi proviamo a fare. Prometti a me e ai miei legittimi successori su questa sede di San Donato, filiale rispetto e obbedienza. Sì, lo prometto. Dio, che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. Eccellenza, grazie di aver aperto la porta al fratello. Perché dico questo? Io lo dico perché lo ripeto tante volte. Il figlio del tuo zio, il figlio della tua zia, e anche tuo fratello. Voi fate famiglia. Voi avete visto tanti sacerdoti nati sotto il sole, per quello sono un po' più aitiopoi, cioè con viso bruciato. Li chiamiamo etiopi. Africani, di colore alcuni dicono. Se voi li avete qui oggi, non dateci la colpa, date la colpa ai vostri zii, alle vostre zie, che anni fa sono partiti in quelle terre come missionari. Ma loro sono. Io sono sicuro che voi trattate la memoria di questi missionari, queste missionarie,
come memorie degli eroi. Loro non sono andati per conquistare terre, sono andati per portare il Vangelo, sono andati per seminare la parola di Dio. Ciò che hanno seminato ha portato frutto. Ecco il frutto del sacrificio, del sudore versato in Africa, in Asia, nelle Americhe, dai vostri zii, dalle vostre zie, dai missionari, dalle missionarie. Se voi chiudete la porta a questi sacerdoti, a queste suore di un altro colore che vengono qui, sapete ciò che voi fate? Fate dispetto alla memoria, agli sacrifici, allo sforzo, al sangue versato da questi vostri zii, da queste vostre zie, fratelli. E allora, eccellenza, nell'accogliere Cinonso nella sua diocesi, lei ha poi aperto la porta ad un figlio dei vostri zii, delle vostre zie. Grazie. Ecco, abbiamo rivisto i momenti principali proprio della celebrazione dell'ordinazione sacerdotale di Don Innocent Cinonso. E proseguono nella chiesa di San Michele ad Arezzo gli incontri di Lectio Divina guidati da Suor Francesca Pratillo, biblista delle Figlie di San Paolo, e dall'equipe Pregare la Parola. L'iniziativa si svolge ogni martedì alle 20:30 fino al 29 marzo e approfondisce i Vangeli delle Domeniche di Quaresima. L'ultimo appuntamento, domani appunto alle 20:30, dal titolo Neanch'io ti condanno, è incentrato sul Vangelo di Giovanni, capitolo 8, versetti dall'1 all'11. E sempre domani, martedì 29 marzo alle 17:30, conferenza della Società Storica Aretina nell'Auditorium Aldo Ducci sul Vescovo Benedetto Falconcini. Nuovo appuntamento della Società Storica Aretina con le conferenze sui Vescovi della Diocesi di Arezzo. Domani verrà approfondita la figura del Vescovo Benedetto Falconcini. La serie di conferenze organizzata dalla Società Storica Aretina con la collaborazione della Diocesi e il patrocinio del Comune di Arezzo continua con un Vescovo della prima metà del Settecento. Si tratta di Benedetto Falconcini, originario di Volterra, ed è un'area, quella della Toscana nord-occidentale, che ha dato molti vescovi di Arezzo fra 7 e 800. Il Falconcini era professore di diritto canonico all'Università di Pisa. Quando venne ad Arezzo celebrò due importanti sinodi nel 1709 e nel 1715 per riorganizzare la nostra diocesi. Fece, ancora oggi visibile, costruire l'edificio di raccordo fra la cattedrale e il vescovado, inglobando la loggia della seconda metà del 400 fatta costruire dal vescovo Becchi, da Bartolomeo della Gatta. È un vescovo, per così dire, intellettuale, perché si interessò della storia della Chiesa Aretina e ci ha lasciato un cronicon episcopale in tre volumi. L'originale è conservato a Volterra, sua città natale, ad Arezzo ne esistono delle copie, un'opera poco conosciuta e forse non ancora sufficientemente sfruttata. E morì nel 1724, quindi ebbe un episcopato di ventennale e fu sepolto nella cattedrale di Arezzo. Relatore sarà il dottor Riccardo Neri, che è l'archivista degli archivi diocesani e capitolare che hanno sede nel Palazzo del Seminario. Siamo giunti al nostro focus di oggi, che è dedicato all'inaugurazione a San Sepolcro di un centro culturale islamico. Grazie per l'attenzione e buona visione.
Rodolfo, oggi un altro bel momento veramente che segna il dialogo, l'amicizia, il valore della pace in un momento in cui ce n'è tanto bisogno. Certo, è veramente, con oggi possiamo dire abbiamo chiuso un cerchio, perché riuscire a inaugurare una moschea poi che non è una moschea in affitto, ma è di proprietà della comunità musulmana di San Sepolcro, è una cosa bellissima. Oggi è la domenica della gioia e quindi la gioia è grande per due motivi, anche per me soprattutto, perché stiamo inaugurando questo luogo di culto e di accoglienza dei musulmani, ma anche l'altro motivo è perché io devo tanto anche a loro, quando ho già raccontato altre volte che quando io ero malato loro si sono riuniti in preghiera per pregare per me. E questo è stato veramente, ci fa sentire, riuscire a pregare l'uno per l'altro, indipendentemente dalle differenze che abbiamo, e questo ci fa sentire tutti fratelli, fratelli tutti, come ha detto il Vescovo di Roma. E il Vescovo mi ha chiesto di ringraziarli per questo, ma di ringraziarli anche per il modo con cui sono inseriti nella comunità di San Sepolcro. C'è una collaborazione continua con le chiese di San Sepolcro, con l'unità, comunità parrocchiale di San Sepolcro. Possiamo collaborare in tante cose che ci uniscono. Fratelli tutti vuol dire che siamo tutti fratelli, noi ci sentiamo ancora più fratelli perché siamo tutti figli di Abramo. Ismaele, se ci ricordiamo, era il primogenito di Abramo. Poi abbiamo Isacco, però ecco, questo ci deve far stimolare ancora di più a collaborare ancora. Essere cristiani vuol dire rispettare, dialogare. Non si può essere cristiani se non si dialoga. Voi abbiamo una concezione, anch'io purtroppo, una concezione un po' limitata dell'essere cristiano. C'è il dialogo, nel confronto cresciamo. Nel dialogo e nel confronto sviluppiamo le nostre capacità umane che tutti gli uomini hanno, che tutti gli uomini hanno. Quindi ben vengano luoghi come questo. Penso che di proprietà sia l'unica nostra. Ne abbiamo 15 di comunità, di luoghi di preghiera, ma sono tutte piano piano, vuol dire che si stanno integrando nella comunità. Questo è bello. E spero che possiamo continuare ancora sulla via dell'incontro, della pace e del dialogo. Don Giancarlo, il momento di questa inaugurazione a San Sepolcro rappresenta ancora una volta un bel momento di dialogo e soprattutto San Sepolcro si testimonia ancora una volta promotore di pace, ecco, in momenti come questi dove ce n'è tanto bisogno. Sì, sono venuto molto volentieri a partecipare a questa inaugurazione di questa moschea proprio come segno di riconciliazione e anche di unità nel mondo tra le varie etnie ma anche fra le varie religioni. Come noi desideriamo, dove andiamo a evangelizzare, avere un luogo di preghiera per incontrarci tra cristiani, penso che sia opportuno permettere anche a loro di avere un luogo di incontro per ritrovarsi come figli di Dio e quindi la moschea rappresenta proprio questo e rappresenta anche all'interno della città un segno di riconciliazione, un segno di attenzione alle differenze che ci sono nel mondo anche a livello religioso. Diceva il Papa in una espressione bellissima come la pace è l'armonia delle differenze. Quindi se noi riusciamo a armonizzare le differenze che ci sono qui in San Sepolcro e diamo la possibilità a tutti di vivere serenamente la propria appartenenza, io penso sia un motivo di pace anche all'interno delle nostre città. Ecco, oggi è un bel momento con l'inaugurazione di questo centro culturale islamico. Qual è la realtà, ecco, soprattutto di questa struttura e la sua importanza? Praticamente questa struttura è frutto del lavoro di 4 anni, di raccogliere fondi, di riunioni, e poi è anche stata difficile con il periodo del Covid che siamo stati proprio fermi a casa, quindi per noi questo giorno è un giorno felice, è un giorno di partenza di un sacco di progetti. Da insegnamento della lingua araba ai bambini, che l'insegnamento della lingua araba agli italiani, a tutte le altre cose, anche i servizi fra di noi. Considera che noi cerchiamo anche il lavoro fra di noi, agli altri, a risolvere problemi. Questo centro per noi è anche un sfugo. Quando uno sente una fatica, viene qui,
un momento di pace, come fai un viaggio nel tempo, nel Marocco, a prendere un bicchiere di tè, a sedere con gli amici, a parlare la tua lingua. Quindi si può dire è un luogo aperto? Io lo dico a tutti che il nostro centro, non lo so gli altri centri, ma il nostro centro è aperto per tutti. Qualsiasi persona vuole entrare, è il benvenuto, entra, sedere, fa come tutti noi, praticamente non per musulmani, perché questa cosa io contro, a prescindere la religione, questo centro sarà sempre aperto per tutti. A Sansepolcro si respira una festa della Costituzione italiana, si garantisce la libertà di culto in modo manifesto, c'è un nuovo culto dei nostri fratelli musulmani. E il dialogo tra le religioni credo che sia una delle strade per costruire una cultura di pace. Lo dicemmo nel lontano 94 quando facemmo la seconda edizione del premio Cultura della Pace, l'abbiamo ripetuto nel 2006 con Andrea Riccardi, quindi crediamo che questo sia un altro seme per costruire oggi più che mai una cultura di pace. Oggi nell'ambito del dialogo interreligioso è un momento importante con l'inaugurazione qui a Sansepolcro di questo centro culturale islamico. Qual è l'importanza di un momento come questo? Con questa apertura di questo centro qui a Sansepolcro, questo centro culturale, per me è un punto, appunto, un segno di integrazione, di inclusione e di partecipazione. Un obiettivo al quale io ho sempre collaborato, ho partecipato con iniziative, con associazioni qui a Sansepolcro e come membro della Commissione di Pari Opportunità. Per me è importante il fatto che una comunità come questa, una comunità islamica così importante qui a Sansepolcro, è riuscita a realizzare un centro non solo di culto come questo, ma un centro che sarà aperto non solo alla comunità islamica, ma anche a altre comunità che possono, insomma, diciamo, possono partecipare, sarà un punto d'aggregazione, fare iniziative, sarà anche, come ha detto il Presidente, una volta all'anno faranno anche un open day per i ragazzi, quindi per me è un punto diciamo da apprezzare, da seguire, ma un punto importante e per me è una ricchezza per la nostra città, è una ricchezza importante, è tutta cultura, ecco. Assessore, oggi è l'inaugurazione di questo centro culturale islamico, che cosa rappresenta questo momento per il comune di Sansepolcro? Rappresenta moltissimo un momento essenziale che devo dire arriva comunque dopo un iter lungo e di dialogo tra le due religioni, diciamo che dura da anni, merito dei responsabili delle religioni del territorio, merito anche della presenza nel territorio dell'Associazione Cultura della Pace che ha contribuito sempre appunto a facilitare il dialogo e l'integrazione tra queste due religioni del nostro territorio. L'inaugurazione di questo centro lo vedo come un passo molto importante, lo testimoniano anche la presenza oggi qui delle autorità civili, delle autorità militari e soprattutto appunto delle autorità religiose. L'integrazione esiste ed è concreta quando si basa effettivamente su scambi che avvengono nel quotidiano, quando è effettiva e non è formale. Dunque ben venga questa iniziativa e siamo veramente molto vicini ai nostri fratelli musulmani.